Live Social. Buonasera amici di Live Social, siamo qua in compagnia di Marco Marin, pilota e responsabile marketing della Giro in Mongolfiera SRL. Ciao a tutti. Ciao Marco, tutto Ciao bene? Tutti. Sì, benissimo, benissimo. Allora, questa cosa si entra subito nel mondo del sogno. Andiamo. Quindi io ti direi, spiega innanzitutto a chi ci ascolta e anche a me un po' la mongolfiera, che tipo di mezzo è, giusto due parole per introduzione. Allora, la mongolfiera in due parole... è quel bellissimo palloncino colorato che vediamo a volte nei cieli o comunque quando andiamo a googolare o quando giriamo tra i social vediamo questi bellissimi palloncini colorati che ci fanno tanto sognare, tanto che ancora oggi sono usati molto per decorare le camerette di bambini, sì, piuttosto che no, e, cartoni animati. È un mezzo aereo che oltre a poter essere utilizzato a scopo sportivo, quindi un privato cittadino che si compra una piccola mongolfiera e ci va a fare il suo giro il sabato e la domenica, può essere utilizzato anche dai comuni mortali. Okay, non avevo mai preso in considerazione di poter essere un privato cittadino che acquista una mongolfiera. Sì, una piccola mongolfiera, ovviamente, perché non vai a comprare mongolfiere grosse, capaci di portare tante persone, non ha un grosso senso, però quante dimensioni ci possono essere? No, tantissime. Si parte dalla più piccola, mi sembra sia un 800 metri cubi, un 700 metri cubi, quindi è quella mongolfiera che vedevamo qualche anno fa col seggiolino attaccato sotto che faceva la pubblicità di una macchina fuoristrada. E, quindi neanche col cestello di Vimini, ma proprio con un seggiolino e tu hai le gambe a penzoloni e porta una sola persona. E si arriva via via salendo, no? 2, 3, 5, 10, 20, 30, si arriva, mi sembra che oggi la più grande sia la mongolfiera che porta fino a 40 persone. Ecco, infatti ti volevo chiedere proprio più che magari a quante persone. È una di quelle domande classiche che ci fanno i nostri passeggeri, cioè quanto può essere grande la mongolfiera? La mongolfiera mi sembra, adesso io non vorrei dire una... Mi ricordo che l'anno scorso la più grossa era un 32 persone e so che ormai è stata sorpassata. E comunque diciamo intorno a quelle cifre. Sì, lì, parliamo di una quarantina di persone, quindi dei veri e propri pullman. E, noi come azienda attualmente, beh, intanto è un punto di orgoglio per noi come Giro in Mongolfiera dire che siamo i leader in Piemonte. E dice anche dove vi trovate così. Sì, siamo, la nostra sede operativa è a Carrù, in provincia di Cuneo. Carrù, che è la patria del bollito, e siamo alle porte, molto vicini a Mondovì, che è la capitale nazionale delle mongolfiere, ma operiamo un po' in tutto il nord Italia. Dico il nord Italia, ma in realtà 6 o 7 mesi fa siamo stati in Puglia a fare uno spettacolo con le mongolfiere, quindi diciamo che l'Italia la giriamo tutta alla bisogna. La nostra sede operativa e dove vogliamo per lo più è la pianura del Cuneese, quindi Carrù, Benevagenna, Farigliano, Mondovì, quelle zone lì. Ecco, tu infatti adesso hai detto dove operiamo, hai parlato di spettacoli, ma quindi che servizi offrite? Cioè sia il giro privato che spettacoli? Sì, esatto. Sono curiosa. Allora, innanzitutto noi siamo un'azienda certificata dall'ENAC, quindi io non sono un privato cittadino che ha la mongolfiera, come dicevamo prima, ma siamo un'azienda come potrebbe essere un'azienda di linea, no? Una delle prime che ti vengono in mente, no? Era subito il sogno andare a lavorare in mongolfiera. Era il mio sogno anche da bambino ed è bello perché tra l'altro sono quei sogni che si realizzano. Quindi io faccio il lavoro che mi piace, che è bellissimo, e lo auguro a tutti quanti. Già. E non ho salutato tra l'altro tutti i nostri radioascoltatori, quindi ciao a tutti quelli che stanno lavorando, guidando, ascoltando la radio in questo momento, un saluto caro. Che servizio offrite? I servizi che noi diamo è il classico volo, il classico giro in mongolfiera. Dicevo prima, azienda leader in Piemonte, abbiamo la mongolfiera più grande del Piemonte che è un 6.000 metri cubi, che è capace di portare 10 persone d'inverno. Anche lì poi c'è una differenza tra l'estate e l'inverno, perché ovviamente d'estate, facendo più caldo, bisogna tenerle un pochettino più scariche, quindi d'estate portiamo 8 persone per volta e facciamo il giretto. Si decolla alla mattina molto vicino all'alba oppure alla sera vicino al tramonto, e
ci si trova qualche minuto prima del previsto decollo, direttamente nel prato di decollo, si assiste alle operazioni di gonfiaggio della mongolfiera, poi si sale sul cestino una volta che la mongolfiera è in piedi e si decolla. Un volo standard normalmente come viene fatto? Il pilota, che posso essere io o uno dei miei colleghi, porta l'aerostato fino a un'altezza, normalmente nel volo commerciale, massima di 1000 metri, 800-1000 metri, giusto per vedere l'orizzonte e cosa ci sta attorno. Quindi io dico: vedete, lì c'è Novello, lì c'è Mondovì, lì c'è, siamo da dove siamo decollati, che è Carrù. Poi ci si porta piano piano sopra la punta degli alberi e lì si comincia il volo, proprio quello bello, non si va, io dico, si va a ravanare, no? Dentro, dentro i calanchi, nel bosco. È bello, è una di quelle cose, a prescindere dal fatto che io lo faccio per lavoro e vendo i biglietti, io dico sempre, una volta nella vita bisogna provare, perché io assolutamente volo da ormai più di 10 anni e ci sono giorni in cui ancora oggi mi emoziono, faccio questo volo che mi emoziona al pari di quella persona che sta vicino a me, che sta volando per la prima volta. Quindi ma si vede anche, si vede dai tuoi occhi, per chi ci sta solo ascoltando, metto la parola io, perché assolutamente sì. Abbiamo ancora giusto un minuto, poco più, volevo solo capire se ci sono delle limitazioni, quali sono gli orari, il tempo atmosferico, come incide. Sì, beh, innanzitutto bisogna immaginarsi che, essendo un palloncino che vola, la mongolfiera non è un mezzo dirigibile, quindi è un mezzo aereo non dirigibile e va via col vento, quindi questo ci fa capire che ci vogliono delle condizioni meteo eccellenti. Non ci deve essere vento forte, non deve piovere, non deve esserci nebbia, una bella giornata con calma di vento, un vento moderato. Poi le limitazioni sono quelle date da un qualsiasi altro tipo di sport, quindi immaginiamoci di andare a fare equitazione piuttosto che rafting, bisogna essere in buona salute fisica, perché bisogna stare in piedi un'ora, bisogna essere in grado di piegare bene le ginocchia all'atterraggio, reggersi, quindi normalmente noi abbiamo difficoltà a far volare ad esempio i disabili, che hanno necessità, hanno bisogno di cestini apposta, dei quali noi purtroppo siamo sprovvisti. E poi, come dicevo prima, bisogna essere in buone condizioni fisiche. E gli orari, mi dicevi, alba e tramonto? Gli orari, l'alba e il tramonto, noi si vola con le mongolfiere devono stare lontane dalle termiche. Le termiche sono quei movimenti d'aria che ci sono nelle ore centrali della giornata, per cui si vola o all'alba o al tramonto. Perfetto, Marco, sei stato chiarissimo e ci hai fatto anche sognare per un po'. Vi aspetto tutti, esatto. venite a trovarci. Ricordo i tuoi contatti: 333-8438-665 il numero di telefono, il sito www.giroinmongolfiera.com, la mail info@giroinmongolfiera.com e ti troviamo anche su Instagram come Giro in Mongolfiera. Ho detto tutto giusto? Sì. Perfetto, grazie mille. Allora, grazie, Marco. A voi e buon proseguimento di nottata. Live Social.